Volete farvi la squadra dei vostri sogni e non avete crediti? Golda.com fa per voi e con il codice Joker avrete un piccolo sconticino. Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati alla vostra Joker. Siamo tornati sul Road to Glory, ragazzuoli. Siamo rimasti con questa squadra. Prima di iniziare voglio dirvi una cosa ragazzi. Mi scuso per lo scorso video, i due video fa, dove praticamente ho messo i Iniesta Toti, dove dovevo mettere un Tos, ragazzi. Mi sono sbagliato, veramente vi chiedo scusa di cuore. Non volevo, ragazzuoli, veramente non volevo. E poi come sapete io sto registrando i video, me li anticipo un pochino ragazzi, quindi può essere ne registro due in un giorno, quindi leggo i commenti più tardi, cioè posso fare un video più tardi le spiegazioni. Quindi vi chiedo scusa ragazzi, però ormai non mi sembra il caso di levarmi un punto, cosa sia, ormai la lasciamo così la squadra. E quindi ragazzuoli, oggi possiamo andare a iniziare a giocare questa partita con Aubameyang, Griezmann, Neymar, bravo, tutti Tots, ma rimane solamente Bale, ragazzuoli, da cambiare. E forse già so chi mettere, anche se non è proprio il suo ruolo. Però chi se ne frega, perché non posso andare a spendere altri crediti, visto che non ce l'ho, ragazzi. Ho finito i crediti per fare il pack opening che avete visto, che è uscito alle 14 oggi, ragazzi, dove abbiamo trovato bella robetta. Intanto siamo contro Tevez, Aguero, Di Maria, Pogba, Yaya Touré e tutti gli altri. Un'ottima squadra, dobbiamo stare veramente attenti. Il nostro obiettivo ragazzi, come sempre lo sapete ormai, è di far segnare Rodrigo o di fare tanti assist. La vedo difficile visto che abbiamo una squadra veramente potentissima, una squadra infallibile. Però ci voglio provare ragazzi, voglio giocare al meglio. E poi vi voglio dire un'altra cosa, visto che siamo arrivati ormai al termine ragazzi, come sapete siamo arrivati al termine di questa serie, rimane ben poco, credo che rimarrà questo episodio, credo rimane proprio questo episodio ragazzi, e poi forse già iniziamo il torneo. Quindi ah, eccolo, Aubameyang che fa l'assist per Griezmann. Per Griezmann, subito calcio di rigore. Dovrebbe. No, calcio di punizione. Dai, l'ho flashata proprio tranquilla. Oh, ragazzi, se segno con Rodrigo è pure gol dalla distanza qua, che siamo fuori l'aria. Rodrigo! Porca paletta puzzolente. Ragazzi, giuro, pensavo che fosse rigore. Ero proprio certo, ero certo proprio. Aubameyang! Madonna, trovo da un calcio in testa al portiere, gliela stacca. Raga, comunque c'è, come detto, Aubameyang che è una potenza sovraumana. Cioè, sovraumana come potenza di Aubameyang. Allora, con le divise non ci sto capendo un cazzo praticamente. Non so per quale motivo questo l'ha messa in nere quando ce l'aveva bianche. Però, vaffanculo, potevi metterle anche diverse divise, non avresti fatto un soldo di danno. Rodrigo? Rodrigo? Oh! Cosa fa? Ma cosa ha fatto Rodrigo? Ma cosa ha fatto, regà? Come se n'è andato? Guardate che spettacolo! Olè! Tutte e tre! Tutte e tre a pascolare pecore sono andate, regà! Madonna, voglio un like solo per l'azione di Rodrigo! Lo voglio adesso! Neymar da solo! Rientra! Rientra Neymar! Mortacci tuoi! Che bestia! Per Rodrigo, di nuovo qua, fanno uno scambio fenomenale. Eccolo che corre Aubameyang, non lo fotti Aubameyang. Non lo fotti Aubameyang! E olè! Mamma mia ragazzi! Questo l'ho sentito! Meno male! Meno male raga! Meno male! Meno male raga, che culo! Che è successo? Cucchita vai a prendere mo, arbitro, bravo, pietà con lui! Giallo! C'hai ragione, giallo, bravo arbitro, mi piaci. Rodrighino se ne va, ragazzi. Rodrighino se ne va, imprendibile. Pallonetto dalla distanza, li mortacci miei. Porca miseria, leggermente più piano, quei 30-40 km. Oh no! Non puoi fare queste cose quando c'è sta Aubameyang davanti. È un missile. Non puoi farle queste cazzate. Bellissima! Spum! E qui c'è l'assist di Rodrighino Rodrighetto! Ragazzi, Aubameyang è un mostro! Vabbè che Rodrigo ti ha messo una palla perfetta, ma tu Aubameyang! Pierre Menica Aubameyang! Signori 3-0! Con sta squadra è facile vincere, raga! Cioè, veramente, ci siamo creati una squadra... Non lo so, penso la più forte di FIFA in assoluto, raga! La più forte di FIFA in assoluto! Guardalo come scappa. Guardalo! Non voglio segnare con lui. Non voglio segnare con lui. Quattro a zero
volevo segnare con Aubameyang, raga, vi giuro. E basta. Pure deviata, perfetta. Griezmann, 4-0. Madonna mia, ragazzi. Cioè, ma stiamo scherzando, che squadra. Cioè, siamo... io spero che stiamo scherzando con sta squadra. Vabbè, ci sta, sti cazzi, bordello, porco schifo. Qua questa è... oddio, che squadra, raga. Poi ne faccio una 3-3 a questo. Eccolo, Aubameyang! Raga, mi sto sentendo male in questa partita. Aubameyang gli ha rotta la traversa pure. Ma che cazzo di fenomeno! Eccolo. Bam. Oddio! Oddio! Segniamo pure così a Aubameyang. Che poi mi sa che gli ha dato l'autogol. Però vabbè, raga, non ho parole. Non ho parole. Sta squadra sminchia tutto, raga. Dai, come rigore, oh. Cioè, gli ha dato lui la spallata. Io gli ho detto: Ramos, sei leggermente... oddio, madonna, ha fatto rugby. No, no, c'è, sta il rigore. Però che cazzo. Stai calmo. Stai calmo, Ramos. L'hai ucciso. Vai, Sergetta Aguero, va bene, 5-2, signori, 5-2 al 90esimo, questa squadra è infallibile. Che bestia è Aubameyang, ragazzi, che bestia è Aubameyang, come cazzo si chiama. Allora, andiamo a vedere i gol che ci siamo acciappati, vediamo un pochino, un attimo. Credo che, vabbè, Aubameyang uomo partita, questo non avevo dubbio. Reti, un gol di Rodrigo, un assist di Rodrigo, punto per la vittoria. Quindi sono 3 punti, ragazzoli, buoni. Massacrato Borello. Quello 2 tiri porta 2 gol, per precisare però. Ragazzuoli, lo so, non è il suo posto, ma abbiamo messo Rodriguez. Eccolo qua, primo proprietario James Rodriguez. Lo so, non è il posto suo, però è l'unico con 3 punti di tots che potevamo mettere, ragazzi. Cioè, la squadra è una cosa bestiale. Io momentaneamente lo lascio qua, anche se non è il suo posto, chi se ne frega, almeno ci siamo tolti Bale e abbiamo messo Rodriguez 92, anche se potrebbe andare al posto di Rakitic, cioè tipo così, però c'è Rakitic che lì non mi piace moltissimo, quindi per il momento lasciamo così Rodriguez, poi vediamo se riuscirò a prendermi un esterno destro buono, però chi se ne frega, ragazzi, con i 3 punti da oro raro a if, da if a man of the match, da man of the match a tots, e abbiamo messo James Rodriguez. Mo mettiamo i contratti qui e ci andiamo a fare la seconda partita. Ragazzi, mentre iniziamo la seconda partita, secondo me, come già detto, siamo comunque arrivati al termine, anche perché abbiamo messo tutti i tots, i 2 toti addirittura. Manca solamente Rakitic, che adesso ci abbassa un gol di Rodrigo o un assist, e possiamo mettere un altro tots che già ce l'ho, quindi già so chi mettere anche lì. Quindi ragazzi, comunque sta finendo. Quindi oggi dovrebbe essere l'ultimo episodio, questo qua. Poi ci sta l'episodio, quelli per il torneo, per andare a vincere il torneo. Vediamo se ci riusciamo. Questo pure c'ha una squadra bestiale, lo stavo dicendo, infatti, con Suarez, Rodriguez, Griezmann, l'87 League, non mi ricordo chi è, Castro, non mi ricordo se sia Castro. Madonna, regà, è imprendibile! Che cazzo di fenomeno! Ma che fenomeno sei, Aubameyang? Ma che fenomeno sei, porco schifo! Ho fatto la cappellata. Oh, grande, bravo! Oh, come l'ha presa Ramos? Madonna mia, raga, tutto qua, tutto lo schifo. Questo perché ha fatto sta cazzata? Slam! Aubameyang, 2-0. Aubameyang, signori. E ormai qua è scritto, il torneo è nostro, il torneo ce lo pappiamo. Ce lo pappiamo il torneo. Questa serie mi ha gasato tantissimo, ragazzi. Questa squadra è un cazzo di... non lo so neanche come definirla, questa squadra. Aia. Come t'ha tolto palla Ramos? Mamma mia, raga. Mamma mia. Oh, se si tira in porta, se si tira, raga, è 5-1. Eccolo. Aubameyang! Di nuovo la traversa! Di nuovo la traversa con deviazione del portiere. Madonna mia, ragazzi, qua non sbagliano un tiro questi. Oddio. Se li fa tutti! Al centro! Mamma mia, rimane pure fermo così! E
neanche esulta Griezmann. Rimane lì così, sì, ho segnato, va bene. 3-0 e c'è il quit pure. C'è il quit. Ciao bello, ti saluto. Mamma mia ragazzi. Reti e assist, niente. Rodrigo non ha fatto un cazzo. Ci prendiamo solamente un punto ed è quello che ci serve per mettere il nostro Dots, ragazzi. Un punto preciso abbiamo preso. Che partita, raga. Ok ragazzi, con l'ultima modifica abbiamo messo Toni Kroos 92 al posto di Rakitic, da man of the match a Tots, quindi è un punto anche lui trovato. Cioè ragazzuoli, guardate che squadra. Mai avuto secondo me una squadra più potente di questa. Cioè secondo me non gli dà testa a nulla, raga, sta squadra. Cioè Aubameyang è là davanti che è una bestia. Rodrigo è un fenomeno. Cioè ragazzuoli, mamma mia, io non lo so. La squadra dei Dots al completo. Cioè questa squadra era un per culo proprio. Comunque ragazzi, che dire, questa serie sta raggiungendo il termine. Ovviamente i prossimi episodi spero di farne due, gli ultimi due, visto che sono, diciamo, le fasi finali del torneo. Ci facciamo come sempre due partite. Ragazzuoli, dovremmo aver finito anche questa serie tra due episodi, dopo questo altri due. Quindi ragazzi, io veramente grazie mille per il sostegno, siete veramente fantastici, veramente grazie con tutto il cuore. Io spero che questo squadrone vi piaccia anche a voi ragazzi, perché è veramente una cosa micidiale, è qualcosa di sublime. Cioè raga, ma che gli volete dire? Che volete dire a sta squadra? Guardate che cavolo di roba. Io raga, l'appuntamento può finire qua. Vi invito a lasciare veramente tanti like. Raga, sta squadra merita questo, tanti like. Ovviamente, spero che il video vi sia piaciuto raga. Vi invito a lasciare un bel pollice in su, vi invito a passare alla pagina Facebook e vi invito a passare sul mio Instagram. Troverete tutto quanto nella descrizione qui sotto nel video. Ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento nel vostro Joker. Siamo alla fine. Dopo questa serie ne incomincerà un'altra fino alla fine di FIFA, perché visto che sta arrivando FIFA 16 e là riparte il rotto di FIFA 1, raga, e là si ammazziamo di risate. Credo che farò la serie, dopo questa farò la serie quella che vi ho detto, dove io vi dirò non lo so, vi dirò dei giocatori. Voi dovete formarmi la squadra con quei giocatori e io devo cercare di andare a vincere delle partite. Potete farmi delle squadre veramente difficilissime. Possiamo fare un altro road to top. Se volete un road to top, ragazzuoli, consigliatemi cosa volete. Cioè, road to top kebab team, road to top pannocchia team, road to top Turchia, Brasile, quello che vi pare a voi, raga. Se lo potremmo fare tutti insieme senza nessun problema. Io vi invito a lasciare un bel pollice su, al prossimo appuntamento del vostro giocherigno. Bella! Just one.